Alessandro Bernazzani, difensore esterno dell'Oltrepò Voghera, un Oltrepò Voghera che ritrova la vittoria, lo fa per la terza volta in trasferta. Una vittoria meritata, Alessandro, ma anche sofferta. Una vittoria di rigore, ce ne sono voluti due, uno fallito e uno segnato per vincere. Sì, è stata una partita, diciamo, piuttosto in salita subito, perché loro hanno trovato un gol, diciamo, abbastanza fortunoso. Noi siamo andati subito ad attaccarli, a pressare alto, e infatti abbiamo avuto un'occasione su rigore, però non l'abbiamo sfruttata, ma poi la squadra ha iniziato a carburare, a giocare bene, e abbiamo fatto subito il gol del pareggio che ci ha dato energie per andare in avanti. Hai toccato il tasto del gol subito, l'episodio al 14° del primo tempo. Cosa è successo? C'è stato un po' un pasticcio. Sì, cioè, Andrea, il nostro portiere, ha chiamato la palla, però cioè, capitano questi errori, però siamo subito risollevati e come se niente fosse. Andrea ha chiamato la palla, gli è stata data indietro, e il loro attaccante si è inserito in spaccata e ha messo il pallone in rete. Lui è stato bravo, voi forse un po' ingenui, o forse non diciamo concentrato al momento giusto di dare la palla bene al portiere. Poi, come dicevi tu, avete reagito, pareggiato, poi c'è stato l'episodio del primo rigore fallito e lì poteva crollare un po' il mondo addosso, insomma. Sì, appunto questo rigore fallito è stato Sì, diciamo che vi ha un po' buttato un po' giù di morale, poteva buttarvi giù di morale, insomma. Sì. Niente, quella partita ci abbiamo sempre creduto e alla fine l'abbiamo meritata, diciamo. Avete giocato in pratica nella loro metà campo, nella ripresa, ma ci è voluto un altro rigore per risbloccare la partita e alla fine darvi ragione, insomma. Sì, abbiamo davanti dei guizzi importanti, come Migada, appunto, che ha propizzato i due gol, diciamo. E niente, la nostra forza è crederci sempre fino alla fine, non mollare mai. Sulla tua prestazione ti abbiamo visto sempre sull'uomo, non ti sei mai lasciato sfuggire l'avversario e hai chiuso anche in due o tre circostanze molto bene. Sì, diciamo, non avevo un cliente facile, perché era rapido, sapeva giocare il pallone, però io lo conoscevo già, quindi sapevo già come più o meno i movimenti che faceva, quindi ero... Grazie.